Bene, oggi parliamo della tastiera del computer. Come navigare con i tasti, adoperando le lettere, le frecce, eccetera, eccetera, senza adoperare il mouse, naturalmente. Io adesso apro la tastiera e ve la mostro. Eccola qua. Allora, premetto che io adopero i numeri. Quando parlo di numeri, parlo dall'1 allo 0. Quando parlo di barra spaziatrice è questa, quando parlo delle frecce laterali destra e sinistra intendo questo, e le lettere F che adopero in praticamente questo video, la I, la K e la L e la M. Allora parto subito con un video, questo per navigare su YouTube. Poi premetto, anzi alla fine, andiamo subito a vedere un video. Eccolo qua. Allora, questo è un video che è in pausa. Io lo voglio far partire semplicemente cliccando su un tasto. Intanto è muto e vi spiego poi la motivazione. Si può farlo muto il video pigiando solo con il tasto M. Io adesso pigio il tasto M e la barra spaziatrice e lo faccio partire. Ritorno a ricliccare la M e lo chiudo. Chiudo l'audio, si intende. Bene, voglio ingrandire, ricordatevi le lettere. Adesso io ingrandisco lo schermo pigiando. Adesso tolgo l'audio, ricordarsi, tolgo l'audio cliccando la lettera M. Voglio ingrandire lo schermo, pigio la lettera F. Eccolo qua. Voglio sentire l'audio, pigio il tasto M, la lettera M. Adesso tolgo l'audio perché voglio parlare io. Adesso se voglio spostare avanti, intanto premetto che qua sono a passeggio per Conegliano con i miei amici. Quindi adesso voglio spostarlo avanti o indietro o far pausa. La pausa la faccio con la lettera K o con la barra spaziatrice. La lettera L serve per spostarlo avanti di 10 secondi. La lettera I serve per spostarlo indietro, il video, video di 10 secondi. Con le frecce direzionali, quelle sotto che vi ho mostrato, destra lo sposta avanti di 5 secondi, quella a sinistra sposti indietro di 5 secondi. Adesso faccio sentire l'audio pigiando sulla lettera M. A questo punto vediamo dove siamo. Adesso io voglio ritornare a capo. Adesso passiamo ai tasti numerici. Io voglio Aspetta che mi ritornare tocca a scrivere le capo. persone. Dall'inizio Non aspetta che pigio prego sulla tastiera questo che dentro la sala lo siamo 0 e sono a capo. Adesso vado in sequenza, pigiando il 2, vado avanti, tolgo l'audio, vedete con la M, e vado avanti, piso il 3, il 4, il 5, vado al 9, sono quasi alla fine. Io qua avrei finito. Bene. A questo punto vi ricordate questo video? Adesso facciamo un'altra funzione ancora. Tolgo l'audio, un'altra funzione ancora, che sarebbe, chiudo, questo è finito il coso, praticamente lo lasciamo stare. Come adesso avete visto questo video che abbiamo visto e ve lo siete dimenticati dove l'ho visto, quando l'ho visto, dove l'ho visto. Allora c'è una funzione su Google. Andiamo su Google adesso e scriviamo qua History YouTube. Eccolo qua. Clicchiamo e vi porta qua. Cronologia o History YouTube, più o meno è la stessa cosa perché è la cronologia. Praticamente dovrebbe darmi clicco, tasto sinistro. Eccolo qua. Noi abbiamo visto con questo sistema, se non ci ricordiamo di un video che abbiamo visto, basta andare su Google e scrivere History
in automatico vi verrà mostrato l'ultimo video che avete visto voi su YouTube. Eccolo qua. È lo stesso. Ingrandisco con la lettera F e lo faccio partire o con la lettera K o con la barra spaziatrice. Faccio la spaziatrice. Adesso do l'audio cliccando la lettera M. Tolgo l'audio e chiudo, rimpicciolisco con la lettera F. Ecco qua. A questo punto io avrei anche concluso, ragazzi, spero vi sia stato utile. Eccolo qua. Questo è il signor Gino Sprezio, che sono praticamente io. Chiudo la trasmissione e un saluto, spero che vi sia stato utile. Ciao, ciao, ciao.